Salve ragazzi, bentornati nel mio canale. Siamo ancora qua con Far Cry 5 e purtroppo mi è successa la stessa cosa che è accaduta nel video di Jacob Seed. Cioè, mentre andavo a liberare l'area mi è ricapitato di incontrare uno dei fratelli del padre. Questa volta stiamo parlando di Fate. Quindi la modalità del video sarà la stessa del video con Jacob Seed, soltanto che prima vi farò vedere anche una liberazione di un avamposto, così giusto per allungare un po' il video. Questo è il primo posto di Hope County in cui la setta ha messo radici. Facendoli sloggiare gli ha inviato un messaggio importante. Ma non la prenderanno. Ehi, tutti devono fare la loro parte. L'Eden's Gate manda i suoi angeli e killer a fare delle passeggiate, i pellegrinaggi. Questo posto era una parte importante del pellegrinaggio. Noi ce lo siamo presi e ora loro lo rivogliono. Abbiamo scoperto che stanno arrivando. Dobbiamo difendere questo posto a tutti i costi. C'è un'arma fissa e qualche altro giocattolo lì. Mettiamoci al lavoro. Questa era la cattura dell'avamposto. Ora bisognerà solamente difenderlo per poter finalmente incontrare anche Fate. Mi chiedo se abbiamo esagerato prendendo questo posto remotamente religioso agli Edeniti. Cos'è stato? Devo usare questo.
Lo so che hai sentito delle storie su di me. Che sono una bugiarda. Una manipolatrice. Che avveleno le menti delle persone. Ma lascia che ti racconti un'altra storia. Una storia vera. C'era una giovane donna che era stata ostracizzata dalla sua comunità, maltrattata dagli amici, abusata dalla sua famiglia. Aveva cercato aiuto in una siringa. Era tutta sola. Voleva morire. E poi ha incontrato il padre. Lui le ha dato speranza e sicurezza. Il padre le ha mostrato quanto lei fosse speciale, che era piena di vita e amore. Le ha dato una nuova famiglia che l'accettava per quello che era. La giovane donna non voleva più morire. Le era stato dato. Un giorno il padre la portò qui. Le chiese se aveva fiducia in lui. Le chiese se era pronta a morire per lui. La giovane donna, così tanto assetata di vita, aveva paura. Il padre le disse che questa era la sua prova. Se avesse avuto fede in lui, lui avrebbe avuto fede in lei. Quindi lei chiuse gli occhi e saltò. Il padre mantenne la sua parola. La via che porta all'Eden è sgombra per coloro che hanno fede. Segui la via. Devi avere fede. Lasciati andare. Ragazzi, siamo sopra la statua del padre, in mezzo al suo libro. Lasciati pezzo guidare dalla fede. Veramente fantastico del gioco. Accetta la parola del padre dentro il tuo cuore. E ora giù in caduta libera. Spero che il video vi sia piaciuto, se sì sostenetemi, commentate, condividete ed iscrivetevi al canale e alla prossima.